Ben ritrovati in questo nuovo video, sono sempre Andrea. Nel video di oggi, come potrete immaginare, parliamo di tubi a LED RGB e CCT, ovviamente. Nello specifico parliamo di questo nuovo modello della Sonwell, modello MT1, nuovo modello appena rilasciato da questa azienda cinese, che tra le particolarità, oltre a avere una batteria litio, gli effetti speciali, video, eccetera, eccetera, con tutti i colori, ha la particolarità che può essere immerso sott'acqua, quindi potremo creare degli effetti veramente fantastici per i nostri video e anche per le nostre foto. Ovviamente nel video di oggi non vi mostrerò come utilizzarlo nella fotografia di ritratto, c'è già un video nel mio canale, ma bensì vedremo come utilizzare per creare dei video, delle scene un po' particolari con le luci colorate. Quanto riguarda le modalità di questa MT1, allora partiamo da quella che state vedendo adesso, la modalità HSI, cioè la RGB. Abbiamo 360 colori modificabili sia in potenza luce sia in saturazione. Abbiamo la modalità CCT, possiamo modificare la temperatura colore da 1500 fino a un massimo di 20.000, e ovviamente abbiamo la modalità effetti video. Abbiamo la bellezza di 20 prese già incorporati che ci permetteranno di creare sia video che foto molto interessanti. Ovviamente abbiamo la possibilità di salvare anche dei preset personalizzati, ne possiamo salvare 4, e a breve verrà anche rilasciata un'applicazione sia per Android che per iOS, dal momento che questa lampada ha il Bluetooth, così potremo modificare tutti gli effetti e la temperatura colore velocemente tramite l'applicazione. Attualmente è modificabile solo tramite i pulsanti che troviamo nell'MT1. Un'altra caratteristica importante di questo tubo, l'MT1 della Sonwell, è che è marchiato IP68. Cosa vuol dire IP68? Che potrà immergere il tubo sott'acqua senza nessun tipo di problema, ovviamente fino a una profondità massima di 3 metri per un tempo massimo di un'ora. Quindi potrai creare sia foto e video molto interessanti. Date un occhio su YouTube che ci sono dei videomaker che fanno delle cose veramente fantastiche con questi tipi di luce. Thank you.
Come avete visto, con queste lampade si possono creare degli effetti veramente spettacolari, insomma dovete anche giocare un po' con la vostra fantasia o prendere spunto da alcuni videomaker che sono veramente bravi, ok? Detto questo, devo aggiungere una cosa molto importante che non devo dimenticare di dirvi assolutamente, che questa lampada, questo tubo, ha al suo interno un magnete incorporato, quindi potrete attaccarlo a una superficie metallica senza nessun tipo di problema in quei momenti dove non c'è lo stativo, ok? O dove vi manca l'assistente. Ovviamente potete anche attaccarlo a un palo della luce, insomma, dovete vedere un po' voi. L'importante è che sia una superficie magnetica. Bene ragazzi, allora siamo quasi giunti al termine del video. Prima di tirare le conclusioni volevo darvi ovviamente altre informazioni, ok? Intanto, per darvi un'idea, ho fatto questo setup proprio con queste luci della Sonwell. Anche questa che mi illumina è una luce della Sonwell. Allora, innanzitutto volevo ricordarvi che questo adattatore, che troverete ovviamente in dotazione, vi permette di unire tra di loro più tubi. Come nel mio caso, io due tubi li ho uniti, così la lunghezza sarà doppia, quindi da 35 passa a 70 e anche la potenza da 10 watt passa a 20 watt, che può alle volte tornarvi veramente utile. Vi ricordo anche che a breve dovrebbe uscire l'applicazione per Android o iOS, che trasforma ovviamente l'applicazione in telecomando e ovviamente vi permetterà di cambiare tutti i colori, il suo possesso e le varie modalità in modo veloce e rapido, ok? Ricordo anche che IP68 potete metterla nell'acqua, ovviamente fino a 3 metri, e che ha un magnete incorporato. Detto questo, come vedete alle mie spalle, io lo sto usando in questo momento per colorare lo sfondo, ovviamente ha 360 colori immirabili, da 0 a 100, sia per la luminosità che per la saturazione, quindi potete creare tantissime bellissime scene, ok? Detto questo, passiamo ovviamente alla cosa che vi interessa di più, cioè il prezzo attualmente è di $120, è disponibile per il momento solo negli Stati Uniti, dovrebbe arrivare anche a breve in Europa. Ovviamente vi lascerò tutti i link in descrizione se siete interessati a questa lampada, questo tubo per l'esattezza. Quindi facciamo un'altra cosa importante, la portabilità. Vi ricordo le dimensioni: 35 cm per un diametro di 4 cm e un peso di circa mezzo chilo, quindi molto leggero, quindi questa lampada non ha nessun problema ad essere portata con noi nel nostro zaino. Ricordo anche che la batteria ha una durata abbastanza notevole, perché supera le 2 ore e mezza di autonomia, ovviamente alla massima potenza, quindi se la usiamo anche a una potenza molto ridotta superiamo le 3 ore senza nessun tipo di problema, ok? Quindi ragazzi, io penso di aver detto tutto, anzi non sono proprio per nulla sicuro, ma ovviamente se avete domande fatele qui sotto nei commenti, vi ripeto che vi lascio i link in descrizione e noi ci rivedremo, penso, la prossima settimana e riparliamo questa volta di nuovo dei flash. Saluto a tutti da Andrea e ciao!